Era un luminoso pomeriggio d'aprile e i due giovani si incontrarono nella radura di Sherwood, quando sui loro visi stupefatti si dipinse lo stupore e capirono di essere caduti in una trappola. Prego, alzi, prendi le avanti. Vi ho portato finalmente in questa ottima proprietà, in centro Novellara, che è più comodo, guarda, non esiste. In base alle vostre richieste, appunto, di due stanze, la cucina separata e tutto, ho trovato anche il gioiello di Novellara nel quale, scusate, abbiamo anche il Louvre di Parigi. Quindi andiamo a vedere questa splendida casa. Saliamo per le scale o per l'ascensore, a voi la scelta. Niente, come le dicevo, allora praticamente io sono venuto su tramite l'ascensore, è molto comodo, molto pratico, al secondo piano ci si arriva tranquillamente in questo piano. E guardiamo un attimino dentro la casa, è già aperta perché abbiamo già messo d'accordo con gli inquilini precedenti. Niente, praticamente qua abbiamo una hall d'ingresso molto larga, come vede, le piace. Bene, mi fa piacere perché comunque merita davvero questa. Poi abbiamo questo blu spatolato misto verde narciso più o meno, e anche questo blu ha il suo perché, secondo me. Poi niente, se volete proseguire, Alfri e Benny, prego, venite pure. E qua abbiamo l'altra stanza che. Niente, allora, come dicevo, andiamo subito a vedere la cucina, la sala l'abbiamo già vista con la dépendance per quanto riguarda il discorso sala pranzo e tavolo per cui si può mangiare, usciamo e bene niente. Adesso vi volevo portare, dopo che abbiamo visto ovviamente questa sala insieme alla sua zona pranzo molto bella e particolare, passiamo praticamente direttamente al bagno. Zona notte, beh. Scusi, ma siamo in fila, uomini e donne di là. Ok, di là, grazie. Niente, ci mettiamo un po' in fila qua, vieni pure belli, vieni pure altri. Dai, io non si muove mai, ma io mamma sangue. mia, ma che Schifo. Scusa, perché tu? Non era uomini e donne? Perché la maledizione. C'era la signorina come Niente, dovete andare in bagno, magari ve lo faccio vedere dopo, magari. Io la faccio qua, Ok, ragazzi. intanto niente, ci abbiamo un attimino, scusi, dovrei portarmi nella zona notte? Ma Posso, se mi interessa. Ci vado a pisciare io qui dentro, se non ti No, dispiace. mi servirebbe a far vedere alla signorina Penny e alla signorina Alfredo. Venga pure che le faccio vedere la zona notte. Chiedo scusa per il disturbo. Posso? Ok. Grazie. Eccoci L'ho qua. occupato. Niente, abbiamo visto qua in bagno cose un po' importanti, particolari, comunque non c'è problema, torniamo in sala che così guardiamo. Beh, ma doppia dose o vuoi la piatta?
mi dovete scusare, Benny Alfi, ma scusate, No, fate pure, scusate se... Unicorni, te la do pesante, te la vecchio. Tieni, ecco, continua. Vabbè, lasciamo questa stanza e volevo far notare proprio l'ampiezza delle camere da letto, perché sono due camere veramente importanti. Beh, ma scusate, niente, ho sbagliato. E niente, andiamo nell'altra stanza che è sicuramente un po' più... Niente, ho sbagliato stanza. Vabbè, ho capito adesso. Cambio! E niente, ok. Questa zona notte l'abbiamo vista e siamo a posto. E se vuole possiamo passare direttamente. Allora, torniamo un attimo in sala che... Beh... Scusate, ma cosa ci fate qua? Andiamo a comando! Ho un problema nella testa, funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come il kebab, spengo la musica dentro il tuo club. Non so se son pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla Gue Pequeño. Non mi fumo canne, sono anche semio. Io non faccio brutto, ma sono trattore in tangenziale. Andiamo a comandare, cazzo foto col mio cane. Andiamo a comandare, in ciabatte nel locale. Andiamo a comandare, faccio acqua minerale. Allora ragazzi, siete interessati all'acquisto di questa splendida abitazione, sai, in centro così va via subito, quindi aspetto vostre notizie, ditemi qualcosa appena riuscite, va bene? Grazie, ciao!